Buongiorno a tutti, io sono Elisa Corino e insegno didattica delle lingue moderne al Dipartimento di Lingue, Letterature Straniere e Culture Moderne dell'Università di Torino. E sono una linguista. Che cosa vuol dire essere una linguista? E che cosa fa concretamente un linguista? Qual è il metodo che adotta? Ecco, comincio facendovi vedere un paio di oggetti. Eccoli qui. Come vedete, sono delle costruzioni realizzate con i celebri mattoncini, Lego. Che cosa c'entrano? C'entrano perché ciò che fa il linguista è osservare, descrivere e poi individuare quali sono i pezzi che compongono gli oggetti osservati. La linguistica è una vera e propria scienza, è una scienza a tutti gli effetti che ha lo scopo di capire come sono fatte le lingue del mondo e spiegare come funziona il linguaggio umano. Il linguista in pratica è un po' la persona che osservando l'oggetto ne redige il manuale di istruzioni, ne redige il manuale di istruzioni per il montaggio, identifica quali sono i singoli pezzi della costruzione e come questi vengono messi insieme. Non solo, le costruzioni possono avere dimensioni diverse, ma come vedete hanno dei pezzi in comune. Ecco allora che il linguista cerca di definire quali sono le relazioni tra le costruzioni, se in qualche modo i pezzi sono simili, se sono condivisi, oppure se sono completamente diversi, e cerca di spiegare il perché. Ecco, allora la linguistica è una scienza a tutti gli effetti che si pone a metà strada tra le scienze dure e le scienze umane, e come tale adotta anch'essa il metodo scientifico. È tuttavia molto difficile riuscire a spiegarvi esattamente come funziona il metodo linguistico, perché il termine linguistica in realtà è un termine ombrello sotto il quale noi annoveriamo una serie, una moltitudine estremamente variegata di discipline, di approcci. Però è vero, il metodo scientifico viene applicato, il linguista osserva dei dati, parte da un'ipotesi, si fa una domanda di ricerca. Formula un'ipotesi, analizza dei dati e poi l'ipotesi viene smentita oppure confermata e quindi si arriva alla definizione di assiomi o quantomeno di conclusioni che riflettono delle tendenze. Ecco, il linguaggio è un oggetto sempre in movimento e quindi è difficile arrivare a una conclusione stabile, anzi è praticamente impossibile e neanche ce lo auspichiamo. Auspichiamo che il linguaggio continui ad evolversi così come ha fatto nel tempo fino ad oggi. Volevo solo farvi notare che in realtà la linguistica, essendo questa scienza un po' a metà strada, intrattiene tantissime relazioni con le altre discipline. È veramente una disciplina che è imparentata e che ha delle buone relazioni con tantissime altre campi del sapere. Ecco. La linguistica ha attinto nel tempo alla chimica, alla matematica, alla biologia, alla genetica e ha delle strettissime relazioni con la psicologia, con le neuroscienze, con la sociologia. Ci occupiamo, per esempio, di capire come la lingua varia, in relazione alla società, come funziona il linguaggio all'interno del cervello. Quali sono i meccanismi di acquisizione e di apprendimento? Uno dei connubi più felici tra linguistica e altre discipline è sicuramente stato negli ultimi anni quello tra linguistica e informatica. L'informatica ha messo a disposizione della linguistica gli strumenti di analisi potenti, che permettono ai linguisti di osservare un'enorme mole di dati in breve tempo e attraverso dei processi computazionali che favoriscono, agevolano e in qualche modo semplificano il lavoro di osservazione. Ecco, la linguistica computazionale, la linguistica dei corpora, oggi è quindi diciamo un presupposto, comunque una imprescindibile, comunque un aiuto a cui tutti ormai fanno riferimento e fanno ricorso. Proprio perché grazie alla raccolta di grandi quantità di dati di lingua, in formato elettronico, in formato
informatizzato, ecco, con una serie di accorgi trattati in un certo modo, con una serie di accorgimenti che permettono di fare una serie di ricerche mirate, il linguista è in grado di avere a disposizione dei materiali che prima invece non aveva, ai quali prima non aveva accesso, almeno una quantità di materiali alle quali prima non aveva accesso. Se volete approfondire alcuni dei contenuti che ho brevemente toccato, se volete sapere di più sul lavoro e sulla figura del linguista e sugli strumenti che usa, sul metodo che adotta, allora vi rimando alla nota dei ricercatori, all'intervento della mia collega Alessandra Molino e ancora un appuntamento con me durante i 3 giorni della notte. A presto!